Eccoci nel match fra Real Nello e Maltesers. Ragazzi in maglia blu da sinistra a destra verso lo schermo, dalla destra alla sinistra naturalmente, i Maltesers di Capitan Quaradino. Vediamo questa cara. Pare che tu non abbia fatto problemi che mi dai tu, attenzione. Rubino al centro, c'è Quaradino, se lo divora. Una palla. Palla al centro, questa volta arriva la rete, l'1-0 di Capitan Quaratino, si portano in vantaggio i Maltesers, ottima combinazione. Come si può fare? Entro al video della serie finale, AEK contro questi qua, bello e buono hanno fatto la attenzione, Quaratino a porta vuota, il gol di Quaratino, la doppietta, lamentano un fallo i ragazzi di Rannello, che adesso sono sotto i due reti a zero. Attenzione, Esposito, punta l'uomo, ancora lui il vaccino, De Martino respinge, come sono salito in macchina giù, io, attenzione campione a porta vuota, la ruba e la insacca, 3-0 subito, Maltesers che legittimano il vantaggio, la revoca, ci sta la revoca, attenzione, subito il tiro, il palo, il palo colpito da Patanella, prova a rientrare ancora Roberto Patanella, gioca guida, recupera, attenzione Patanella e poi il destro di Gianfotti, ancora Giannotti, il destro e la rete, accorcia le distanze i ragazzi di Rannello, la rete, gioca Giannotti ed è 3-1. Vada per Calcatella, attenzione c'è Esposito da scena avanti sul mancino, la prova. Finisce qui, il primo tempo. Attenzione. Finisce qui, sul punteggio di 3-1 a favore dei Maltesi. Con un po' di polemica si riparte sul 3-1 a favore dei Maltesi. Vediamo che partita sarà in questa seconda frazione di gioco. Attenzione campione. Gira e calcia! Palo gol. La doppietta. Il gol del 4-1. Attenzione Rubino, a tu per tu. Rubino! La scucchiaiata! Palla fuori di un soffio. Capito che hanno giocato la stessa partita? Ieri e oggi. Andate a ritornare a recuperare. Attenzione Quaratino al centro, l'uscita killer di Troise, c'è Rubino, Giuliano, porta vuota e poi autogol sfortunato. Quello che vale il 5-1. Bene, Maltesers. Chi l'ha fatto? È bravo dietro. Attenzione, smarcato! Pesacane va a segnare il gol del 5-2 a corcia di distanze. 5-2. Vieni qua un attimo. Attenzione, se ne trova lì. Calcatella! Stava per trovare il coniglio dal cilindro. Non segna. Quaratino. Attenzione, la palla è buona per Esposito. Accorciano ancora le distanze i ragazzi, maglia blu, ci credono adesso il Rannello, 5-3 il parziale. Oh,
Destro, punizione, raso terra. Attenzione, prova a passare, campione contropiede. Fuori dai pali, Troise, già ammonito Troise, Rubino la punta. Attenzione, c'è fuori Quaratino. Quaratino servito al limite dell'area, incrocia, campione non ci arriva. Che occasione per chiudere la partita, sprecata dai Malteses. Attenzione ancora Quaratino, allunga per guida, controllo. Per... sale Patanella, combina con Esposito, c'è tutto solo. Esposito, il tiro fuori, c'era solissimo Pesacane che non viene premiato. C'è il campione però, di testa ci prova. Destro da fuori deviato, occhio sulla ribattuta, si pestano i piedi due, poi De Martino la para. Vale in avanti, soltanto Giannotti dietro, ripiega anche Patanella. Stiamo perdendo tempo, sa? Alpo! Rubino appoggia per campione. Salvataggio sulla linea da parte di Patanella. Poi Rubino ancora, tiro deviato. Si chiude su 6-3 per i Maltese questa gara. Andiamo da siamo con Quaratino, il migliore in campo questa vittoria 6-3 dei Manzesers. Molto ben giocata la parte vostra, forse nel secondo tempo un po' più di difficoltà, pensavate di avere la gara sotto controllo? Sì, ma siamo calati soprattutto fisicamente, soprattutto che psicologicamente, forse questo ci ha creato un po' che siamo da prendere il gol. Però comunque con questo spiegato questa è l'ultima giornata regolare, avete dato il massimo nelle prove comparse che avete fatto, comunque tu sei un veterano ormai di questo torneo, l'hai vinto anche, pensi tutto sia possibile playoff? Sì, perché la storia insegna che non esistono favoriti né sfavoriti e la classifica non dipende. Come sai? Dai Guido. No, sarò... e quindi si può fare insomma, va bene, Quaratino comunque. Seconda, non la farai mai, ma sono fana. Va bene, comunque grazie Quaratino, la sta facendo il sabato. La realtà dice che non è uscita.